Buonasera, benvenuti a questo ultimo incontro di Sinergie, una serie di appuntamenti che ci hanno visto attraversare il pensiero di Bach, di Beethoven, di Liszt, e abbiamo desiderato coinvolgere questa sera la professoressa Proverbio, che ringrazio moltissimo, della Università Bicocca, per aprirci a un settore che è in piena espansione, estremamente innovativo, estremamente fecondo e che vedo ha incuriosito anche tutti voi, cioè il rapporto tra la musica, le neuroscienze, cosa accade nel cervello di un musicista, cosa accade nel nostro cervello quando le emozioni suscitate dalla musica vengono a mettere in moto i meccanismi interiori. Io ringrazio moltissimo l'Ateneo Veneto per averci ospitato. Ringrazio molto la professoressa Proverbio che ci fa l'onore di essere qui con noi. La professoressa è non solo una neuroscienziata ma anche una musicista, e questo spiega anche la sua passione, la sua competenza in queste entrambe aree disciplinari. Ringrazio le due pianiste che intervalleranno la sua esposizione, cioè Emma Brumat e Yun Zhang, e lascio subito la parola alla professoressa. Grazie. Grazie mille. Ringrazio moltissimo Letizia per questo bellissimo invito a partecipare a questa conferenza concerto. È acceso? E sono contentissima di essere anche in questa bellissima sala e per parlarvi appunto di neuroestetica, cioè di come fa il nostro cervello a interpretare emotivamente la musica, no? Tutti noi sappiamo che quando ascoltiamo un brano musicale proviamo delle sensazioni. E i neuroscienziati cercano appunto di capire qual è il meccanismo e come mai, ascoltando brani diversi, ne traiamo sensazioni diverse, no? Quindi questa è un po' la magia della musica. E i neuroscienziati appunto cercano di capire come funziona. Allora, innanzitutto, quando ascoltiamo la musica, proviamo una sensazione di piacere se apprezziamo la musica. Quindi noi ascoltiamo la musica perché ci piace. E nel nostro cervello, quando noi apprezziamo una musica, si attivano delle regioni, delle strutture che fanno parte del circuito della ricompensa, che si attivano normalmente quando noi proviamo piacere, o perché mangiamo una fetta di torta, o perché facciamo qualcosa che ci dona molto piacere. Sono le stesse che si attivano quando noi traiamo piacere dalla musica. Sappiamo anche che la musica, come dicevo prima, è in grado di trasmettere precisi significati emotivi, quindi per esempio può darci una sensazione di tristezza, oppure di nostalgia, oppure di serenità. E è in grado anche di trasmettere precisi significati semantici, quindi narrativi. Per esempio, quando guardiamo un film, certe volte è la musica che ci racconta delle cose, piuttosto che la scena, no? Che in sé per sé sarebbe neutra. Inoltre, la musica ha la capacità di stimolare il movimento, no? Abbiamo, soprattutto quando c'è molto ritmo nella musica, quindi per esempio la musica da ballo, no? Abbiamo la tentazione di muoverci a ritmo. E questo accade perché la musica stimola delle regioni nel nostro cervello, la corteccia motoria, il cervelletto, che sono adibite appunto al controllo del movimento. Quindi noi abbiamo l'impulso proprio di muoverci a ritmo. Poi sono note tante altre cose, per esempio il tactus, cioè il tempo veloce o lento della musica, è in grado di modificare il nostro comportamento. Per esempio la musica rilassante, lenta, diminuisce l'eccitazione cerebrale, noi siamo più calmi, per esempio se siamo al ristorante tendiamo a permanere di più, no? Perché siamo più rilassati, non abbiamo l'ansia di andarsene. Invece una musica eccitante con un ritmo molto potente, di forte intensità, iper-eccita il cervello. Questo favorisce per esempio nei locali l'interscambio dei clienti che sono più quindi inclini a consumare velocemente. Ecco, qua vediamo delle neuroimmagini, cioè delle immagini che mostrano il cervello che si attiva. Sulla sinistra vediamo, vedete il mouse che si muove? No, allora c'ho il pointer però è nella borsa, scusate. Queste regioni in verdolino indicano il nucleo accumbens è il centro del piacere che vi dicevo si attiva normalmente
quando noi proviamo il piacere, ed è stato fotografato attivo mentre ascoltiamo una musica che ci piace. Ecco, vedete? Questo è il nucleo accumbens. Sulla destra invece vediamo l'attivazione della corteccia motoria, che normalmente controlla il movimento. Adesso qua un po' devo girarmi così, che si attiva appunto. No, ma perché dicono che non si vede? Non si vede il mouse, è vero? Vabbè, comunque non... Adesso sì? Vabbè. Ok, ecco, andiamo avanti a vedere cosa succede quando ascoltiamo una musica angosciante, no? Come molto spesso ci è capitato, per esempio, come colonna sonora di thriller o di film, no? Che suscitano paura nell'ascoltatore. E quando ascoltiamo della musica angosciante, quindi in assenza del film, solo la musica, si attiva l'amigdala, che sono quelle due strutture che vedete in rosso. E l'amigdala è il centro della paura, l'amigdala è in grado di farci percepire la paura e l'ansietà legata alla paura, ed è la stessa che si attiva quando noi ascoltiamo della musica angosciante. I neuroscienziati hanno investigato approfonditamente i pattern di attivazione, cioè come si attiva il cervello a seconda delle varie sensazioni suscitate dalla musica. Per esempio, sappiamo che quando ascoltiamo della musica tipica, per esempio, dei documentari in tonalità maggiore e che dà un senso appunto di meraviglia, di stupore, si attivano regioni specifiche che ci danno questa sensazione di stupore e di meraviglia. Quando ascoltiamo la musica tipica dei film dove ci sono delle battaglie, no? Cioè questa musica che dà un senso di eroismo, di trionfo, e in questo caso strutture specifiche che accompagnano questa sensazione. La stessa cosa per la sensazione di nostalgia indotta dall'ascolto musicale, la tenerezza, la gioia, la paura, la tristezza. Adesso non abbiamo il tempo di scendere nei dettagli, ma per dirvi, sono state individuate delle attivazioni specifiche per le varie sensazioni emotive indotte dalla musica. Allora, qui il tema è: ma com'è possibile che la musica sia in grado di suscitare delle emozioni? Perché dal punto di vista fisico, la musica, come del resto tutti i suoni, non è altro che modificazioni pressorie dell'onda che colpisce il nostro timpano. No? Quindi com'è possibile che queste modificazioni nella pressione dell'aria che colpisce il timpano mi possa suscitare un'emozione? È un po' magico, no? Questo è dovuto al fatto che il nostro cervello interpreta queste modificazioni pressorie in modo anche geneticamente determinato, cioè noi siamo programmati per interpretare certi tipi di intervalli armonici, melodici, in un certo modo. Okay? E adesso vedremo com'è possibile. Intanto, partiamo, diciamo, dagli aspetti più di base. Com'è possibile che certi intervalli di frequenza ci diano una sensazione di serenità o di luminosità? Per esempio, una triade in do maggiore. Vediamo se... Ecco. È un elemento molto semplice musicalmente, però non ci dà particolari sensazioni di mestizia, come invece la tonalità minore dell'accordo. Qua abbiamo cambiato soltanto un semitono, eppure dalla serenità siamo passati alla tristezza. Ma com'è possibile, dato che parliamo semplicemente di frequenze in hertz di un'onda sonora? Il motivo, come vi dicevo, è che il nostro cervello è programmato per connotare emotivamente gli stimoli acustici. E vediamo come mai. Se io vi faccio ascoltare questo stimolo sonoro, che è un gemito, un lamento di un mammifero. Mi sento rotto. Comunque, non è un semplice suono. Noi abbiamo capito che questo animale in qualche modo prova qualcosa di negativo, così come siamo programmati a capire il significato di questo. Come facciamo a capire che questa donna sta piangendo, si sta lamentando? Perché il nostro cervello riconosce automaticamente il significato
di questi suoni e interpreta, naturalmente questi sono dei suoni che hanno una loro, ci sono i loro intervalli, una specie di tonalità, ci sono degli intervalli tipici della tonalità minore, la terza minore, la settima diminuita, quindi il cervello riconosce che questa ragazza si sta lamentando, sta piangendo e trasmette praticamente una sensazione di tristezza, di dolore. Ecco perché noi usiamo gli stessi meccanismi per interpretare la musica, anche se non l'abbiamo mai sentita. Il motivo per cui questo accade è che la voce umana, se si fa l'analisi dello spettro acustico della voce e la presenza di particolari intervalli di frequenza fra le formanti, si osserva che ci sono degli intervalli che sono tipici della musica, la scala cromatica, l'ottava, la quinta, la terza. Quindi noi quando usiamo questi intervalli il cervello li riconosce, li tratta come se fossero i suoni della voce umana, perché fanno parte, questi intervalli di frequenza fanno parte della voce umana. Quindi le stesse regioni del cervello, il giro temporale superiore in particolare, che riconosce la voce umana, analizza anche la musica e la interpreta inconsapevolmente. Ci sono alcuni aspetti genetici per cui noi siamo in grado di riconoscere il significato delle vocalizzazioni. Vocalizzazioni sono, non so, il pianto, le risate, i lamenti, no? E questo avviene in modo così automatico che avviene addirittura a livello del nervo acustico. Quindi, come sapete, il suono, quando colpisce la membrana timpanica, dopo un millisecondo dall'inizio della stimolazione acustica, arriva nel nervo acustico che si trova qui e che trasmette l'informazione al cervello. Già il nervo acustico, vedete, mostra dei picchi di risposta che dimostrano una preferenza per gli intervalli che vedete, in particolare l'ottava, la quinta, la quarta, la terza. Quindi già la semplice cellulina del nervo acustico preferisce gli intervalli della scala cromatica. Quindi siamo predisposti geneticamente a comprendere la musica. E poi dopo vedete c'è anche il triangolo dell'encefalo, ovviamente. E se si chiede a un gruppo di persone quale intervallo preferisci, l'ottava, la quinta, la terza, oppure gli accordi maggiori, minori, vedete in basso, diminuiti, aumentati, c'è una straordinaria similarità tra la sensazione soggettiva, la preferenza estetica soggettiva e quello che il cervello fa automaticamente per analizzare e comprendere il significato della voce umana e delle vocalizzazioni. Ecco quindi spiegata la magia come è possibile che queste semplici modificazioni di pressione vengano interpretate emotivamente dal nostro cervello. Ed è molto importante il fatto che la voce umana contenga gli intervalli delle scale musicali, perché questi aspetti sono specie specifici, cioè sono specifici per la specie animale, le preferenze estetiche musicali sono specifiche. Per esempio, non tutti i mammiferi hanno le nostre stesse preferenze estetiche. Sono stati studiati, per esempio, le piccole scimmie del Nuovo Mondo, sono piccole scimmiette che hanno delle vocalizzazioni molto acute e molto dissonanti, va bene? E è stato con degli esperimenti molto interessanti in cui si mettono queste scimmiette all'inizio di un corridoio e poi ci sono delle stanze con delle casse acustiche e la scimmia può scegliere in quale stanza soggiornare, no? In una stanza c'è del silenzio, in una stanza ci sono delle casse e viene suonato Mozart, in un'altra stanza c'è musica leggera, heavy metal. E si scopre qual è la preferenza della scimmia, se preferisce stare e soggiornare dove c'è Mozart, dove c'è il silenzio, dove c'è heavy metal. E così è stato scoperto che le scimmiette, queste piccole scimmiette, preferiscono il silenzio a Mozart. Quindi non è il tipo di intervalli musicali che loro prediligono. Preferiscono Mozart al heavy metal, quindi se si danno solo due possibilità, Mozart e heavy metal, si dirigono nella stanzetta. Ma soprattutto preferiscono la musica dissonante. Perché, rispetto a noi che abbiamo detto, invece abbiamo una preferenza innata per quella tonale? Perché le loro vocalizzazioni sono dissonanti, quindi il loro cervello è programmato per apprezzare la musica dissonante. Quindi preferiscono la musica dissonante al silenzio. Vi faccio sentire due brani musicali che loro apprezzano moltissimo e che sono per loro rilassanti. Thank you.
molto interessanti, piacciono molto anche a me, pur non essendo, però naturalmente contengono delle dissonanze, vedete, poi sono molto acuti. Questo è il loro Mozart, no? È il Mozart per queste piccole scimmiette. E questo è un altro tipo di musica che per loro è minacciosa, loro interpretano questa musica come minacciosa. Naturalmente è un po' ansiogena anche per noi umani, ma quello che vi volevo indicare è che la relazione tra sensazione estetica e interpretazione emotiva della musica e specie è molto importante, perché a seconda della specie, per esempio le scimmie grandi, il gorilla, gli scimpanzé, che hanno un sistema vocale simile al nostro, preferiscono invece Mozart. Quindi è proprio dipende da come il cervello è programmato a analizzare certi tipi di suoni. Ecco, vedete questa slide, il cervello è predisposto geneticamente, in particolare, a riconoscere il significato emotivo delle vocalizzazioni. E esistono delle regioni specifiche che sono state identificate per le sensazioni emotive di piacere derivanti dall'ascolto musicale. Quindi quando poi ascolteremo il magnifico concerto per pianoforte, che sono brani diciamo molto allegri, vivaci, si attiverà il nostro giro frontale inferiore, no? Mentre invece musiche molto commoventi che inducono sensazioni di dolore e di mestizia attivano la regione temporale superiore destra. Queste due regioni sono le stesse che si attivano quando noi ascoltiamo una persona che piange, che si lamenta, che geme per il dolore, oppure una persona che produce vocalizzazioni che denotano il suo benessere, il suo stato di felicità. Quindi c'è una strettissima relazione tra le vocalizzazioni e come noi le interpretiamo e la musica. Ecco, noi abbiamo studiato in laboratorio questi aspetti, noi abbiamo un laboratorio all'Università di Milano Bicocca di elettrofisiologia, dove noi misuriamo in vivo l'attività cerebrale di persone mentre ascoltano la musica, quindi possiamo capire cosa succede, no? Nel cervello. Per studiare effettivamente se ci sia una relazione tra la capacità di elaborare le vocalizzazioni e la musica, abbiamo confrontato vari tipi di stimoli che abbiamo fatto ascoltare alle nostre cavie, diciamo. Per esempio, frasi con una prosodia negativa, per esempio, vedete, oh povero me, quindi qua c'è il messaggio linguistico, semantico, ma c'è anche la prosodia, il profilo melodico, vedete, discendente. Se io trasformo questo profilo melodico in musica, ottengo una musica, vedete, vi faccio subito sentire l'esempio, se io, vediamo se, questo è un po' basso forse, sì. Va bene, questo è un apprezzamento, questo è gioia. Bene, se io trasformo vocalizzazioni umane in musica, che cosa ottengo? Quindi per l'apprezzamento. Per la gioia. Cioè posso proprio trasformare in musica. Come facciamo noi a dire che questa musica è di tonalità maggiore? Oppure induce una sensazione gioiosa? Perché abbiamo dei meccanismi innati per comprendere il significato emotivo della musica. La stessa cosa, adesso non vediamo se solo riusciamo solo con la paura. Si interrompe un po' il suono, ma comunque fa niente. Vabbè, questo per mostrarvi come il meccanismo. Bene, per non farla troppo lunga, qua vedete i potenziali bioelettrici cerebrali registrati direttamente sullo scalpo dei nostri partecipanti mentre ascoltano linguaggio, mentre ascoltano musica che deriva dal linguaggio, vocalizzazioni emotive o musica che deriva da vocalizzazioni emotive, e qua vedete che effettivamente la stessa regione del nostro cervello che risponde alle vocalizzazioni positive, il giro frontale inferiore, è la stessa che si attiva quando ascoltiamo la musica diciamo che associata al tono emotivo positivo. Viceversa, per le vocalizzazioni negative, gemito, pianto, attivano il giro temporale destro, e la stessa regione si attiva quando ascoltiamo musica commovente. Quindi è possibile stabilire, naturalmente questo modello che qua vedete è un nostro modello, ma riflette tutte le conoscenze neuroscientifiche di tanti altri studi internazionali, vedete, è stato possibile identificare
come si attiva il nostro cervello durante l'ascolto di musica, vocalizzazioni e linguaggio, e trovare dei network in comune che si attivano sempre e comunque a seconda del specifico tono emotivo, sia che si tratti di musica, sia che si tratti di voci o di linguaggio. Quindi esistono delle basi genetiche, siamo predisposti in qualche modo a riconoscere certi aspetti della musica. Quindi in particolare, adesso vi parlo di un altro tema che chiama in causa invece un diverso tipo di musica, che è la musica contemporanea, più dissonante, più atonale. Anche la musica atonale naturalmente suscita piacere nell'ascolto di persone che sono, diciamo, in qualche modo abituate a sentirle e che l'apprezzano. Però richiede, diciamo, un diverso tipo di meccanismo, perché in generale la dissonanza è associata a una sensazione, diciamo, di fastidio, di ruvidezza sonora. Quindi i meccanismi cognitivi superiori invece, all'aumentare dell'esposizione, sono in grado di apprezzare questa estrema complessità che è la musica atonale. Tuttavia ci sono delle reazioni innate, anche nelle persone che apprezzano la musica contemporanea e che la compongono, hanno comunque le stesse reazioni innate. Parliamo quindi di risposte fisiologiche. Finora abbiamo parlato di risposte neurali, cioè che derivano dal cervello. Quando noi proviamo un'emozione non si attiva solo il cervello, ma ci sono delle risposte fisiologiche, come per esempio a livello dei visceri, a livello del sistema cardiocircolatorio, no? Quindi si modifica la pressione sanguigna, il battito cardiaco, la dilatazione delle pupille e così via. E abbiamo studiato come l'ascolto di diverse tipologie di musica modifica le risposte fisiologiche. Quindi, come abbiamo fatto? Allora, innanzitutto abbiamo selezionato una grande quantità di brani musicali di qualunque epoca, dal Medioevo alla contemporaneità, e li abbiamo suddivisi in repertorio tonale e atonale, quindi quello tonale da Schoenberg in poi, e non li abbiamo selezionati noi, ma li abbiamo chiesti ad un gruppo di 20 direttori d'orchestra o compositori, gli abbiamo chiesto: scelga dei brani che abbiano una connotazione emotiva particolare. Ognuno ha fatto la sua scelta. Qua in questa diapositiva vediamo un esempio: brano tonale commovente, per esempio, Adagietto di Mahler, brano atonale commovente, vedete quest'altro brano di Kurtak. Bene, poi li abbiamo risottoposti a tutti i giudici, chiedendo loro di valutare specificamente di tutti i brani selezionati quale fosse proprio la sensazione emotiva che generavano. E quindi abbiamo un po', l'abbiamo fatti come votare, no? Quindi abbiamo raccolto i voti di questi 20 compositori, che naturalmente, essendo anche compositori e direttori d'orchestra, avevano una certa, diciamo, familiarità e apprezzavano anche la musica naturalmente contemporanea, quindi un po' diverso da un gruppo di ascoltatori naif, ma questo ci è servito per poter analizzare appunto tutti i brani. E abbiamo chiesto loro in particolare se i brani, uno alla volta, suscitassero angoscia, fossero toccanti o gioiosi, va bene? E naturalmente hanno dato indicazioni e giudizi molto diversi gli uni dagli altri, no? Perché la sensazione estetica è soggettiva, ma in generale, qua vedete diciamo il sommario, che cosa è emerso? Che i brani tonali e atonali non differiscono in generale per la loro capacità di suscitare commozione. Qui vedete 43% touching sia tonale che atonale, quindi non ha importanza che sia contemporaneo che sia dissonante, la musica, certi tipi di brani suscitano commozione anche se è dissonante. Ma c'è una diversità, c'è una prevalenza notevole del brano che suscita angoscia, tensione, di stress nella musica atonale. Molti brani atonali suscitano angoscia e comunque sensazioni, no? Ansiogene nell'ascoltatore, anche di persone che apprezzano. Mentre i brani tonali, sentiremo poi Mozart, in generale suscitano sensazioni positive, quindi di tenerezza, di gioia, di serenità, sensazioni emotive positive. Quindi in generale, vedete, la tonalità per l'essere umano in qualche modo è abbinata, poi naturalmente nella complessità del brano, no? È molto più complesso, ma in generale i suoni tonali suscitano sensazioni positive, quelli atonali tendono a darci sensazioni ansiogene.
Poi sentiremo Mozart, quindi non vi faccio un esempio di musica tonale serena, però possiamo sentire un pezzettino di musica atonale, Franco Donatoni, dopo Bruno, per capire in che senso suscita ansietà. Una serie di elementi in questo brano che sono in grado di suscitare ansietà e che questa ansietà è misurabile. Se noi, come abbiamo fatto appunto nel nostro laboratorio, misuriamo la frequenza cardiaca, il battito del cuore e la pressione del sangue, scopriamo che con questi brani atonali, che cosa succede? Si verifica una diminuzione del battito associata a un aumento della pressione diastolica e sistolica, che si chiama in fisiologia fear bradicardia, cioè bradicardia associata a paura. Quindi quello che noi proviamo quando ascoltiamo questi brani non è solo una sensazione così soggettiva, è proprio, ha delle basi biologiche e fisiologiche precise. E questo è dovuto al fatto appunto che questi suoni, c'è una serie di motivi che vediamo in questa diapositiva, per cui questi suoni, queste combinazioni sonore ci danno questa sensazione di ansia. Dissonanze, molte dissonanze, timbri sperimentali, atonalità, ripetizioni di ideoni, improvvisi cambi di intensità che quasi ci spaventano, imprevedibilità, eccetera, e tante altre cose che sono presenti intenzionalmente, no? Che vengono utilizzate e che hanno questo effetto. Dal punto di vista psicologico, invece, quando l'ascoltatore ascolta una musica agitante, si verifica una attivazione autonomica associata anzitutto a grande interesse, aumentata attenzione, ma soprattutto ansia, tensione e angoscia. Quindi abbiamo visto come la musica sia in grado di suscitare queste sensazioni in modo del tutto innato. Per quello che riguarda Duoff e Bruno, mi piace qua condividere con voi la descrizione musicologica che è fatta per noi dal maestro Manfrin. Molte di queste cose che dirò oggi le trovate nel libro Neuroscienze cognitive della musica che ho scritto per Zanichelli, dove appunto il maestro Manfrin ci ha regalato questa descrizione, e dove appunto si vede come questa musica ha questo effetto così ansiogeno, innanzitutto per la strumentazione, ci sono questi quattro tromboni con questi timbri poderosi che spaventano, perché noi siamo programmati per reagire spaventandoci a questi suoni, immaginate dei tuoni, no? Siamo proprio programmati a trasalire quando sentiamo un suono troppo forte di intensità. Poi ci sono questi profili melodici discendenti che noi interpretiamo, vi ho fatto sentire prima l'esempio, questo profilo melodico viene interpretato dal nostro cervello come un lamento, perché i nostri lamenti sono fatti così, quindi anche la musica che ha un profilo melodico discendente viene interpretata dal nostro cervello come appunto un lamento. E poi naturalmente ci sono tanti altri aspetti, soprattutto cambiamenti forti, improvvisi dell'intensità, quindi l'imprevedibilità sia della linea melodica che armonica e tutto ciò che ci fa trasalire, che suscita questa sensazione di trasalimento. Naturalmente, ne parleremo nella seconda parte della conferenza, naturalmente poi ci sono tanti aspetti cognitivi, in particolare l'abitudine e il desiderio di complessità che fa sì che noi apprezziamo anche la musica atonale, ma ne parleremo nella seconda parte. Adesso io vorrei fare quindi una pausa e presentarvi quindi la nostra pianista che ci farà sentire invece un brano di tutt'altro tipo rispetto a questo che abbiamo sentito di Donatoni, e quindi vi presento Emma Brumath, che suonerà al pianoforte un primo tempo della sonata di Mozart KV-330 Allegro moderato. Prego.
Benissimo, dopo questa bellissima pausa musicale avete sentito che le emozioni suscitate da questa sonata di Mozart sono molto diverse da quelle di Donatoni, no? Quindi erano molto scherzoso, gioioso, tranne un momento in cui c'è un po' di mestizia, e siamo stati tutti molto, eravamo molto sereni mentre l'ascoltavamo. E la magia della musica, per questo come sia possibile, ho cercato di spiegarvi all'inizio che siamo in qualche modo predisposti a interpretare emotivamente i suoni. Ci sono dei meccanismi innati. Adesso parliamo della musica triste, la musica quindi commovente, diciamo. Come mai, se la musica è triste, a noi piace ascoltarla, no? Uno dovrebbe rifuggire dalla musica triste, no? Invece ascoltare la musica triste è piacevole. Quindi i neuroscienziati si sono chiesti com'è possibile che sia piacevole intristirsi. E quindi sono andati a scoprire proprio il meccanismo fisiologico, cosa accade nel nostro cervello quando ascoltiamo la musica triste. Ed hanno scoperto che quando ascoltiamo la musica triste si innalzano notevolmente i livelli del neuroormone prolattina. Come sapete, la prolattina, associata naturalmente all'allattamento, al parto, è un ormone che dona una sensazione di profondo benessere. Ci sono naturalmente dei motivi adattivi precisi per cui, no, la donna che allatta e che partorisce ha bisogno di questa, in qualche modo, droga endogena, no? Ma la prolattina aumenta anche quando noi ascoltiamo la musica commovente. Ecco perché proviamo la sensazione di benessere. Quindi, andando a leggere questo grafo, partiamo dall'ascolto di musica triste. Viene elaborata, abbiamo detto, la musica nel solco temporale superiore adibito al riconoscimento della voce umana. La musica triste viene interpretata sulla base appunto della tonalità, dell'armonia, eccetera, così come quando ascoltiamo una persona che piange, che geme, proviamo empatia, va bene? Proviamo dolore empatico, compassione. La compassione e l'empatia fanno innalzare i livelli di prolattina, aumentando la concentrazione di prolattina, questo produce piacere. Quindi è stato scoperto come è possibile che io vado a ricercare questa sensazione, pur provando tristezza, perché sono sempre lì che l'ascolto. Perché se da una parte provo tristezza, dall'altra provo conforto, perché la prolattina mi conforta. Ecco perché le persone che si trovano in uno stato di tristezza, di melanconia, amano ascoltare la musica triste, perché dona conforto. Per un meccanismo proprio neurofisiologico preciso, no? Bene, noi abbiamo studiato cosa succede quando ascoltiamo una musica profondamente melanconica e triste, commovente, per esempio, appunto, la Patetica di Tchaikovsky. Abbiamo scelto un brano che fosse profondamente commovente e abbiamo misurato l'attività cerebrale di persone che ascoltavano appunto delle ispezioni dei frammenti della Patetica, mentre guardavano le facce di diversi personaggi, centinaia e centinaia di personaggi. Abbiamo fotografato l'attività cerebrale mentre le persone ascoltano Tchaikovsky e guardano le facce umane, e le abbiamo confrontate con quello che succede se invece di Tchaikovsky si ascolta il suono della pioggia oppure il silenzio. Cosa fa il cervello quando noi guardiamo delle facce e c'è silenzio, oppure guardiamo delle facce e ascoltiamo Tchaikovsky? Succedono delle cose straordinarie, veramente diverse. Quando noi, guardate in questa diapositiva, si vede l'attivazione della regione corticale che elabora le facce in assenza di musica. Vedete che c'è quella regione un po' bluastea con un segnale molto debole, quindi la faccia in assenza di musica. La stessa faccia con la musica, la regione che riconosce i volti, mostra un'attivazione fortissima. Infatti questi volti poi saranno indimenticabili, i volti osservati mentre noi ascoltiamo la musica commovente vengono codificati in profondità e risultano indimenticabili perché sono associati a una forte reazione emotiva. Quindi appunto il cervello non solo attiva meccanismi innati per riconoscere il tono emotivo della musica, ma elabora i suoni e le informazioni visive, quello che vediamo, in modo
in associazione, quindi creando dei legami due a due tra ciò che vediamo e ciò che ascoltiamo. Ecco perché appunto i personaggi dei film, no, che noi vediamo associati a una musica profondamente commovente assumono delle caratteristiche psicologiche che dalla semplice visione della faccia non traspaiono, ma è la musica che è in grado di modificare il modo in cui noi interpretiamo la faccia delle persone. Adesso qua, oggi voglio soltanto darvi alcuni, naturalmente non possiamo dilungarci negli aspetti approfonditi delle varie tematiche, quindi vedrete che cambio un po' argomento per darvi un'idea di quelli che sono gli studi che si fanno, no, nell'ambito della neuroestetica. Un altro studio che abbiamo fatto in collaborazione con l'Università di Helsinki riguarda cosa succede quando ascoltiamo un brano musicale che noi troviamo, uno spezzone di un brano che noi troviamo bello, che noi apprezziamo esteticamente, rispetto a quando noi lo troviamo brutto. Come abbiamo fatto a fare uno studio così complesso? Allora, innanzitutto abbiamo scelto due brani che fossero un pochino più complesso, quindi La saga della primavera di Stravinsky, un pochino più semplice, più melodico, un brano di Piazzolla, e abbiamo chiesto a 30 ascoltatori naif, quindi non musicisti, mentre lo ascoltavano con un telecomando Nintendo, secondo per secondo, proprio di dirci se apprezzava la musica, cioè doveva dire mi piace, così così, mi piace molto, non mi piace, bruttissimo, quindi proprio online, tutti i secondi della musica. E poi abbiamo utilizzato la risonanza magnetica funzionale, che è una strumentazione di neuroimmagine che fotografa l'attività del cervello, e per cercare di capire cosa accade nel cervello quando la musica viene apprezzata rispetto a quando la musica non viene gradita. Okay? Allora, tutti conoscete La saga della primavera, quindi, avendo poco tempo, non ve la faccio sentire. Sentiamo un pezzettino di questo brano di Piazzolla che abbiamo utilizzato per metterlo a confronto. Innanzitutto abbiamo chiesto alle persone se preferivano Piazzolla o se preferivano Stravinsky. E le persone senza una particolare educazione musicale preferiscono Piazzolla perché è più semplice da comprendere armonicamente, ha una melodia molto facile da individuare ed è semplice da capire. Stravinsky è molto complesso e quindi non a tutti piace, specie se la musica classica non viene mai ascoltata. In questo grafico che vedete è stata osservata una forte correlazione tra il numero di anni di studio della musica, quindi 2 anni, 5 anni, 10 anni, 15, e l'apprezzamento di Stravinsky. Per apprezzare Stravinsky è necessaria una certa formazione musicale, perché è dal punto di vista uditivo molto complesso da apprezzare. Questo è un dato. L'altro dato, vi dicevo, volevamo capire cosa succede nel cervello quando ci piace una musica. In questa diapositiva vedete lo schema dell'esperimento, quindi in basso a sinistra vedete la fase di attribuzione di punteggi col telecomando Nintendo, al centro vedete l'fMRI, la misurazione all'interno del magnete MRI, e l'ultima fase è stata chiedere invece a un gruppo di compositori e professori di composizione di analizzare gli spartiti di Piazzolla e di Stravinsky, analizzare gli spezzoni che secondo gli ascoltatori naif erano brutti o belli, quindi per loro, non per i compositori, ma per gli ascoltatori naif, e cercare di capire cosa c'è di strutturalmente diverso per cui un gruppo di ascoltatori naif apprezza o non apprezza. Quindi l'analisi della struttura musicale per capire che cosa determina l'apprezzamento estetico. Quindi qua vedete un esempio per farvi capire quanto lunghi erano i frammenti. Quindi vedete il primo frammento in rosso è giudicato
positivamente, quello successivo troppo complesso dal punto di vista, vedete, armonico e anche ritmico e anche esecutivo, troppo complesso viene giudicato brutto, o se non altro meno bello. Ecco, in generale, quindi è stata un'analisi, come potete immaginare, molto complessa, ma in generale, quindi, noi abbiamo chiesto di valutare l'aspetto tradizionale, innovativo, prosaico, sublime, triviale, originale, quindi una dicotomia, no? Noioso, interessante, semplice, complesso, lento, veloce, triste, allegro e così via, tonale, atonale. Quindi sono emersi delle caratteristiche specifiche, quindi in generale, innanzitutto, Stravinsky è apprezzato molto di più dai compositori di quanto abbiano fatto gli ascoltatori naif, l'abbiamo già detto, no? Quindi, e in particolare, ciò che le persone dicevano è brutto di Stravinsky era perché era atonale, perché era sublime, perché era innovativo, originale, interessante, cioè quello che i compositori dicevano essere sublime, originale, innovativo, era, determinava la bruttezza, no? Viceversa, Piazzolla era apprezzato perché era tonale, perché era melodico, no? Vediamo qua questa diapositiva più semplicemente. Quindi i brani belli per un pubblico non educato musicalmente erano tonali, tradizionali, melodici, tristi, calmi, lenti e semplici. Queste caratteristiche suscitavano una sensazione estetica positiva, mentre tutto ciò che era invece troppo atonale, troppo agitante, troppo veloce, troppo complesso, troppo originale, veniva percepito come, insomma, non bello, perché è troppo complesso. Il cervello ama ciò che comprende. Quando non riesce a riconoscere una struttura, la sensazione estetica non è positiva. Questo riguarda anche l'arte visiva, naturalmente. L'assenza di struttura è associata, percepita naturalmente, associata a una sensazione estetica negativa. In generale, poi, se si va a vedere cosa succede nel cervello quando dico che qualcosa è bello, si attiva il centro della ricompensa, il sistema nigro striatale della ricompensa, che si attiva, vedete, OFC, orbito frontal cortex, quella regione rossa, quando mi piace, sia che sia Stravinsky, sia che sia Piazzolla, quando mi piace, quindi quando abbiamo ascoltato Mozart, che era così bello, si attivava la corteccia orbito frontale. Quando qualcosa è troppo complessa, e io non sono educato musicalmente e non ho gli strumenti per riconoscere le strutture, non si attiva il centro della ricompensa, vedete, ma si attiva la regione uditiva. Quindi, come si fa a apprezzare la musica tonale? Perché non a tutti piace, ma naturalmente ci sono persone che la apprezzano. È una questione di familiarità. La familiarità, non solo la musica tonale, qualunque stile musicale, no? Stili che noi non apprezziamo, perché non li abbiamo mai sentiti, ci sembrano brutti, no? Può essere la musica leggera, può essere la musica classica, può essere qualunque stile che noi non abbiamo mai sentito e quindi non siamo in grado di riconoscere nella struttura. Per esempio, i brani in stile stocastico, aleatorio, dodecafonico, lì la struttura è difficile da riconoscere, ma la persona che l'ha sentita più volte, per non parlare del fatto che ha studiato anni e anni e anni, è in grado di riconoscere l'assenza di struttura come una struttura e quindi è in grado di, riconoscendo, provare piacere all'ascolto di ciò che è sempre completamente caotico, a chi non l'ha mai sentito. Va bene, quindi le regole estetiche principali sono innanzitutto in generale la familiarità, quindi risentire più volte lo stesso brano in generale aumenta il divertimento. Se è troppo semplice, naturalmente subentra la noia, quindi la ripetizione per brani sufficientemente complessi, perché sennò invece subentra la noia. E poi naturalmente la violazione delle regole suscita piacere. In certi contesti abbiamo sentito anche con Mozart il cambio di tonalità, no? I cambiamenti armonici che spiazzano ma possono essere particolarmente piacevoli. Per dimostrarvi che l'esposizione a un certo tipo di stile aumenta l'apprezzamento, vi voglio raccontare molto brevemente questo studio che è stato fatto con brani pianistici di Clementi, di Schoenberg e di Luciano Berio,
quindi il cianoverio estremamente dissonante, no? Imprevedibile, mentre Schoenberg cioè, è più, insomma, un pochino più semplice, anche se estremamente atonale, e naturalmente Clementi, tonale, consonante. È stato chiesto anche qui con una modalità di giudizio secondo per secondo durante l'ascolto a studenti di conservatorio e invece di altre facoltà quanto gradivano in generale Clementi, Schoenberg e Berio. Quindi, vedete dove dice other students, sulla sinistra sono gli studenti di altre facoltà, quindi ingegneria, fisica, medicina, preferiscono la musica tonale, quindi Clementi, Schoenberg, così così, Berio, proprio no, va bene. Gli studenti di conservatorio, invece, che sono addestrati, diciamo, a parte che suonano anche loro stessi musica contemporanea, ma senz'altro sono più educati musicalmente, vedete che Clementi e Schoenberg non c'è molta differenza. C'è sempre un calo comunque per Berio. Ma vediamo cosa succede nella realtà durante l'ascolto. Allora, con questo telecomando, quindi la persona ci dice qua mi piace, qua mi piace un po' meno, ci sono dei momenti, no, durante la musica che uno dice vabbè questo è un po' noioso, ah che bello qua, quindi l'apprezzamento cambia, no? Questo è quello che succede quando si ascolta una sonata di Clementi per pianoforte, la linea che dovete guardare, quella spessa, aumenta e diminuisce a seconda, no, del frammento, ma in generale è abbastanza alta, no? Qua il voto poteva andare, diciamo, da 0 a 7, quindi sono dei momenti in cui 6, poi 7. Le stesse persone quando ascoltano Schoenberg, vediamo, allora innanzitutto si parte da 0 proprio, Schoenberg, e mano a mano che va avanti il brano, la persona che non ha mai sentito Schoenberg comincia a riconoscerne la struttura. Il cervello automaticamente comincia a capire, ah, ok, la stessa nota non si ripete mai, quindi c'è una struttura, c'è una regola. Il cervello automaticamente, lentamente, fornisce uno strumento di comprensione. Vedete che la curva aumenta leggermente. Quello è l'apprezzamento. Rimane sempre basso, però, man mano che passano i secondi, capisco, comincio a capire cosa significa questa strana musica di Schoenberg. Berio, naturalmente, estremamente, estremamente difficile da capire, è molto... Scusate, sono andata... Ecco, questo è Berio. Rimane sempre, diciamo, sul 3, perché naturalmente è molto complessa. Ma vedete che anche con Berio, mano a mano che lo ascolto, comincio ad apprezzarlo sempre di più, perché si sviluppano, il nostro cervello è bravissimo a riconoscere le regolarità e gli oggetti, cioè le strutture regolate. Quindi man mano che io riconosco provo piacere e quindi capisco la musica. Quindi questo in generale. L'ultima cosa che voglio, a cui voglio accennare, ed è fondamentale, è la nostra risposta fisiologica alla dissonanza. Ok, sia che siamo compositori di musica aleatoria, sia che siamo compositori musica barocca, il nostro orecchio risponde nello stesso modo a intervalli consonanti e dissonanti. Allora, come sapete, la consonanza e la dissonanza riflette la relazione armonica tra intervalli, no? Per cui vi faccio sentire, adesso vediamo se riesco. Ecco, questo è un accordo consonante, vedete? I suoni si fondono, a parte la sensazione estetica piacevole che abbiamo, i suoni si fondono e il cervello riconosce un oggetto. E questo è il motivo per cui lo troviamo piacevole. Ascoltiamo questo intervallo dissonante. Non si capisce bene la relazione armonica tra i suoni e ci sono anche i battimenti che danno una sensazione fastidiosa. Dal punto di vista fisiologico, cioè delle risposte delle cellule, che cosa succede? Allora, quando due suoni sono troppo vicini in frequenza, naturalmente si generano i battimenti e la sensazione è proprio fastidiosa, dolorosa quasi, no? Quando sono sempre abbastanza vicini, quindi battimenti, vedete una differenza tra due suoni 500 Hz e 504 Hz, quindi solo 4 Hz di differenza, molto spiacevole. 40 Hz di differenza è dissonante, è aspro, non è più doloroso ma è aspro. 200 Hz di differenza, ah,
una sensazione piacevole. Queste risposte fisiologiche non dipendono dalla cultura, ma sono innate, sono specie specifiche, cioè sono della specie umana, delle grosse scimmie grosse, quindi gorilla, esseri umani. Le scimmie piccole invece hanno risposte diverse. Però sono innate, quindi non dipendono dall'esposizione, sono per cui innate. Qua vi faccio vedere cosa succede quando viene presentato un intervallo dissonante, quindi per esempio la si bemolle. Perché è spiacevole soggettivamente? Perché si verifica nel cervello una confusione tremenda. Le stesse cellule uditive che rispondono a un tono a la rispondono anche a si bemolle e c'è un intreccio pauroso e non si capisce qual è la nota, perché la stessa cellula, vedete, risponde a entrambe. Questa confusione, quindi questo basso rapporto segnale e rumore al cervello non piace, perché il cervello piace riconoscere, ok, è un la, ok, è un si bemolle. Non è né la né si bemolle, ecco perché la sensazione è quindi spiacevole. L'altro motivo, quando gli intervalli sono di toni distanti, no? Quindi non troppo avvicinati, ma distanti. L'altro motivo per cui i due intervalli possono essere non armonici è la mancata condivisione di armoniche. Quindi prendiamo un intervallo consonante. Perché ci sembra un unico suono? Perché ci sono delle armoniche in comune. Vedete quei pallini rossi? Quindi il Do, dove dice C, il Do, la sua armonica superiore è il Do dell'altra ottava, poi c'è Sol, poi c'è Do, Mi, si fondono insieme perché condividono delle armoniche. E questo piace molto al cervello perché riconosce l'oggetto sonoro. Se io invece suono, non ci sono armoniche in comune e quindi c'è il problema a parte della dissonanza. Questi meccanismi che abbiamo detto sono innati. Infatti si osservano anche nel neonato, è stato fatto uno studio al San Raffaele con la risonanza magnetica funzionale, sono stati somministrati a questi neonati di 2-3 giorni degli spezzoni musicali di musica tonale classica, quindi Schumann, Bach, e in alcuni pezzettini veniva alterata la musica. L'accordo originale veniva trasformato in dissonante, quindi i bambini, vedete, appena nati rispondono in modo estremamente diverso. Vedete, questa è la risposta al brano originale di Bach, poniamo. E questo è quello che succede se metto un accordo dissonante che non c'entra niente con la linea melodica armonica. Quindi la capacità di riconoscere la dissonanza è innata. Bene, abbiamo parlato di tantissime cose, ma è proprio così che funziona, cioè ci sono tantissimi aspetti in gioco quando si parla di musica, naturalmente, no? C'è innanzitutto, abbiamo detto, il gusto personale, da persona a persona cambiano le sensazioni. La cultura intesa come educazione, esposizione a certi tipi di stimoli, quindi la competenza, la cultura. Ma poi ci sono delle proprietà strutturali della musica che io vado ad ascoltare, armoniche, melodiche, ritmiche. Questi aspetti strutturali interagiscono con il mio cervello e agiscono su meccanismi neurobiologici innati, quelli che vi ho fatto vedere all'inizio, che rispondono alla voce umana. Quindi questo fa sì che, a prescindere dalla cultura e dal tipo di civiltà e dal tipo di musica che si ascolta tipicamente, ci sono comunque queste risposte universali e innate. Bene, io vi ringrazio moltissimo per l'attenzione e spero appunto vi sia abbiate trovato di interesse queste tematiche che potete comunque trovare in neuroscienze cognitive della musica. Vi ringrazio molto. Grazie mille, adesso introduco la nostra seconda pianista, Yun Zhang, che eseguirà per noi il primo tempo, sempre di Mozart, la sonata KV-280, Allegro assai. Prego.
Grazie mille alla professoressa Proverbio per averci illuminato, dato qualche piccolo, semplicemente introduzione al suo pensiero e alle sue ricerche, frutto di anni di lavoro. È veramente un settore in piena espansione e spero che possa tornare da noi in Ateneo per introdurci anche ad altri aspetti, per esempio cosa accade appunto nella mente di un interprete, cosa accade nella mente di un compositore, nella mente non soltanto quindi di un ascoltatore. Io ringrazio molto anche Yuna ed Emma e ringrazio voi per essere stati con noi e vi ricordo che venerdì avremo l'ultimo appuntamento di Musica e Filosofia, avremo il dottor Del Soldà. Sarà un evento dedicato a ripensare la città attraverso gli antichi e quindi come possiamo utilizzare la filosofia antica per reinventare anche la nostra
città di Venezia. Grazie mille.